Pigliatelo! Pigliatelo! No, 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 di là, di là, di là. Dov'è? Il pesce ha abboccato. Qua sta aprendo lo zaino. Erano in due. Sicuro erano in due. C'è gente losca. Guarda questi. C'è un tizio che ci sta seguendo. Mi son visto tutta la vita passarmi davanti. Salve! E ben ritrovati nel mio grande piano di vendetta. Per chi si fosse perso qualcosa, in breve, 3 anni fa mi hanno rubato lo zaino a Barcellona. E nello scorso video vi ho mostrato come ho costruito una trappola spia per ladri, modificando uno zaino e una scatola del MacBook, nascondendo telecamere e localizzatori. Il tutto studiato appositamente per essere rubato, con tanto di sorpresina, ovvero un pesce morto all'interno, per finalmente poi vendicarmi. Quindi dopo mesi, anzi anni di preparazione, tutto era pronto. Signori, siamo ufficialmente in ballo. Non ho idea di come potrà andare a finire. Ok, lo zaino si sta muovendo. Funziona tutto. Questo sarà il nostro quartier generale. Muy bien, sono 3 anni che aspetto questo giorno. Ok, ci siamo. Ora, Barcellona è una delle città più famose per furti in Europa. Tutti noi abbiamo un amico un po' stordito che ha subito un furto a Barcellona. Ecco, nel mio caso quello stordito sono io. E il luogo più famoso per i furti è senza ombra di dubbio la Rambla. Questo lungo viale alberato pieno di negozietti che collega la centralissima Plaza de Catalunya fino al mare, frequentata quindi sempre da migliaia e migliaia di turisti e di conseguenza anche da decine e decine di ladri. Io penso che pure da dosso te lo levano qui lo zaino, non serve che facciamo finta. Questo è il posto giusto. È il posto giusto. Sono un po' teso. Allora, siamo al Burger King, prendiamo dei panini e poi andiamo a mangiarli sulla Rambla. Vediamo cosa succede. Vediamo se funziona tutto. Oh, ok, sì. Questo è quello che vede dietro il nostro zaino. Effettivamente dietro c'è sta roba qua. Molto bene, molto bene. Quindi l'idea era proprio di fingermi uno di questi turisti distratti, sedermi su una panchina con lo zaino di fianco a me, ma un po' dietro, senza neanche guardarlo troppo, proprio in modo da essere un vero e proprio turista super distratto. Ecco, voi non ci crederete, ma neanche il tempo di finire il panino del Burger King ed è successo l'impensabile. Vedete, io sono lì, tranquillo, lui si avvicina e zac! Neanche un quarto d'ora e già mi avevano rubato lo zaino! Tutto troppo bello per essere vero! E infatti succede che questo tizio con la giacca blu ha urlato al ladro, il ladro ha lasciato lo zaino per terra, eccolo qua, lo vedete, non ha lo zaino perché l'ha appena lasciato per terra, per poi sgattaiolare in modo molto molto agile, come se nulla fosse, in una via laterale. Allora, era successo, cioè mi avevano rubato lo zaino, ma tu l'hai visto? Sì, ho visto, praticamente c'era un tizio davanti a noi che ha visto che portavano via lo zaino, ha fatto e il tipo ha semplicemente lasciato lo zaino e continuato a camminare. Esatto, però secondo noi non era un turista che ci ha salvati, ma un altro che voleva secondo rubarci lo zaino. Ha visto lo zaino. Cambiamo spot per forza perché qua ormai siamo, andiamo verso di là. Tutto era perfetto, tutto era troppo perfetto. Eravamo un'esca talmente tanto appetibile che non solo un ladro, ma due ladri ci avevano puntato. E si sono poi dati fastidio a vicenda. Si vedono proprio. Girano in due o in tre e guardano così, fanno finta di chiamare. Guarda questi. Eh no, qua dove c'è la metro c'è la polizia. Però tipo, guarda questi tre che prendono l'ascensore. Sono palesemente dei ladri. Il falso allarme era la prova che era tutto giusto. Sarebbe stata solo una questione di tempo e poi lo sfortunato avrebbe abboccato. Quindi ci siamo fatti altre 3 ore di appostamenti lungo praticamente tutta la Rambla, cambiando panchine, andando di qua, andando di là. Per ora niente, c'è un po' di gente losca che ci ha circondati. Ho preso questa cartolina da un tizio che disegnava coi piedi, bravissimo. Grazie mille. E ci ha lasciato un augurio. Non lo so, c'è qualcosa che mi puzza. Era tutto troppo semplice. E incredibilmente, dopo il successo iniziale, nessuno voleva prendersi il mio zaino. Forse stavamo iniziando a destare troppo sospetto? In più, come se non bastasse, si è messo a piovere. Mi sa che dobbiamo andare a coprirci. Abbiamo perso una battaglia, ma non perderemo la guerra. 5 ore dopo ero ancora con il mio zaino. E purtroppo il mio complice Gigi mi ha dovuto abbandonare perché aveva un aereo da prendere. Dannazione, era quasi fatta. Vediamo, abbiamo altre risorse. Calano le tenebre e inizia la caccia notturna. Vediamo un po' qua la Sagrada Famiglia com'è la situazione. Qua nel parchetto, sì. Allora, gente ce n'è. L'orario è ancora giusto. Là davanti all'ingresso della Sagrada ci sono le guardie, ci sono le telecamere, quindi non è secondo me un gran punto. Per par condicio andiamo al McDonald's. E niente, sono appostato qua alla Sagrada da un po'. Niente, pacco. Torniamo sulla Rambla, che è quella che ci ha dato più soddisfazioni. Ok, la situazione è perfetta. C'è gente losca. Guarda questi. Uno cerca di lavorare e c'è polizia ovunque.
Allora, c'è un tizio che ci sta clamorosamente seguendo, il che potrebbe essere un bene o un male. Io sto iniziando a cacarmi sotto. E Gabri ha detto che l'ha già incrociato un po' di volte, quindi ha visto che lui stava filmando me. E che questa è gente che è in giro che vuole far casino, non vuole fare rapine. Abortire il piano per stasera. Abortire, abortire. Qua è dove c'è più movimento, la Rambla e la Barceloneta, dove c'è la spiaggia, sì, anche là proprio a raffica. A noi ci ha rubato un sacco di volte ai clienti che l'hanno messi dentro. Ah, anche dentro. Infatti a me avevano rubato che ero dentro. Comunque, quando mi rubarono lo zaino, la scena era proprio questa, cioè ristorante, zaino di fianco a me, è arrivato un tizio che ci ha distratti e l'altro l'ha sfilato. E se c'è una cosa che dovete portarvi a casa da questo video è che quando siete in giro state attenti alle cose che avete. Se sono in un ristorante io lo zaino me lo tengo sempre tra le gambe, o ancora meglio così. Non voglio fare il noioso, ma sono cose che tutti sappiamo, ma poi basta un singolo momento in cui si abbassa la guardia e patatrac, esattamente come nel magico mondo online. E proprio qui ci viene in aiuto NordVPN, servizio che permette di collegarsi a internet in modo sicuro e crittografato, quindi sfruttando i server sparsi in tutte le parti del mondo, ma soprattutto garantendo una sicurezza, specie quando ci si connette per esempio a dei wifi pubblici. La cosa bella è che proprio a tema sicurezza c'è il nuovo anti-malware, che è incluso nell'abbonamento NordVPN e che in automatico blocca eventuali siti pericolosi, blocca eventuali file dannosi, blocca pubblicità e cookie di tracciamento troppo invasivi, insomma fondamentale per essere al sicuro quando si naviga online. Perché ormai al giorno d'oggi sì, è importante stare attenti agli zaini, però forse sottovalutiamo un pochettino la sicurezza informatica. Poi infinite sono le vie delle VPN, che sia per guardare contenuti in streaming di altri paesi o prendere biglietti o chissà che altre cose, poi ne parleremo in altri video. Se siete interessati, e siete interessati, in descrizione trovate il mio link per avere uno sconto esclusivo e sostanzialmente con un paio di caffè al mese avete un ottimo servizio per rimanere al sicuro. Tra l'altro c'è la prova di 30 giorni soddisfatti o rimborsati, quindi il mio consiglio è provatelo e poi vedete voi. Detto questo però, dopo una pasta che era anche molto buona e qualche altro tentativo fallimentare, era tempo di dormire, ma il giorno dopo saremo stati più forti che mai. Siamo stati tutta la mattina sulla Rambla a fare avanti, indietro, appostandoci, ma nulla, niente di niente. Anche se clamorosamente si vedevano i personaggi loschi e non sono riuscito a filmarli, ma ho visto un paio di tizi che avevano proprio due zaini in mano che erano stati palesemente appena rubati. Forse era proprio questo il problema, stavamo iniziando a guardarci troppo in giro. Vedi? Allora, mascherina e telefono è uno, felpa blu è quell'altro. E poi c'è un altro ancora da qualche parte. Si riconoscono proprio, dobbiamo essere più intelligenti di loro. Ormai conoscevamo la Rambla troppo bene e la Rambla conosceva noi. Allora c'è un problema, mi sa che nella parte alta della Rambla ormai ci conoscono. C'era sto tizio, Claudio, che faceva avanti e indietro, ormai ci salutava, ci ha raccontato tutta la sua vita. Tra l'altro questo con una storia assurda, è sempre interessante parlare con le persone. E quindi, boh, adesso proviamo in un ristorantino qua sulla Rambla. Andiamo in uno di questi gazebini qua dove proprio passa la gente, vediamo un po'. Ci sediamo nel ristorante, nel locale più losco di tutti, col butta dentro più losco di tutti. Abbiamo preso queste fantastiche tapas. A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Però dai, non può essere che il cameriere, nonché il butta dentro del ristorante, mi rubi lo zaino, vero? E invece niente, perché era una bravissima persona, me l'ha preso, me l'ha portato e mi ha detto: no no, non tenerlo qua, qua siamo in Spagna. E me l'ha messo sotto le gambe, tienilo sotto le gambe. E quindi boh, inizio a pensare che in realtà le persone siano veramente buone. È sempre il solito discorso, c'è una piccolissima minoranza che però fa tanto rumore. Vabbè, noi intanto mangiamo. Magna. È l'unica cosa che si può fare. Quelli dei ragazzi che ho incontrato prima. Sì, sì, noi ormai siamo amici. Lui è Claudio. Tutte io le devo beccare, le brave persone. Allora, visto che alla Rambla ormai ci conoscono tutti, stiamo andando a Raval e di là c'è il barrio cinese. Sia il tizio del ristorante, sia quell'altro, sia Giuseppe Progetto Happiness, che ha vissuto 2 anni qua, mi hanno detto: se vai a Raval ti rubano sicuramente tutto. Quindi vediamo. Qua, boh, è dove vengono a riposare, sono tutti lì appostati, sono gli stessi che prima giravano sulla Rambla. Assurdo. Ok, qua è bella losca la situazione, vediamo. Dali, dali, dali.
Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Praticamente non abbiamo fatto neanche tempo ad appostarci. C'era Gabri che si stava appostando di là e ce l'ha rubato. Io ho detto a Ricky, eccolo, cioè ci siamo seduti, qua siamo a Raval. E ci hanno detto che è il quartiere più. Oh, 30 secondi c'è la polizia lì davanti. Io ho visto questo qua passare con la mascherina, cioè clamorosamente puntati. Ho detto a Ricky non guardare e lui è passato. Poi però erano in due, sicuro erano in due, perché poi io l'ho rivisto e lui non aveva lo zaino, c'aveva qualcun altro che è andato di là. Allora, niente, sto andando di là. Vediamo dove va a finire. Qua è qua vicino. Però non li inseguirei. Adesso gli lasciamo appunto 5 minuti. Andiamo al van. Ragazzi, abbiamo preparato tutto. Dobbiamo solo seguire i nostri piani. Il pesce ha abboccato. Passo e chiudo. Ci siamo. Pietro! Voliamo al van. Quindi noi dovevamo arrivare al van il prima possibile per poter monitorare tutto e seguire gli spostamenti. Ma perché bisogna fare ste robe? Proprio a lui dovevano inculare uno zaino a Barcellona. Mai mettersi contro di me, mai. Tutto come da disegno. Intanto il ladro stava scappando su un monopattino per poi entrare in un bar, incontrarsi con un altro, scambiare delle cose, tornando poi sul monopattino, percorrendo una via, poi un'altra via e infine entrando in casa. Non solo il pesce aveva abboccato, ma aveva portato tutta la trappola all'interno di casa sua. Al monopattino? È già in casa. C'è la mamma lì. Qua sta prendendo lo zaino. Mia mamma, guarda, mia mamma che mi scrive, state attenti. Ciao mamma, tutto sotto controllo. Mette in carica il monopattino. Sul divano si vede una signora che penso sia sua mamma. Si sente parlare in arabo con i complici, ma si capisce ben poco. Entra di qua. Recuperiamo il mezzo e si parte. Poi sposta lo zaino in un'altra stanza e inizia sostanzialmente a frugare alla ricerca della refurtiva. Lo zaino, come avete visto nello scorso video, era imbottito di un po' di cose a caso per essere credibile. Vedete, qua sta tirando fuori i quaderni con le altre cose. E quella è la scatola del MacBook, perfettamente sigillata, con il ladro che pensa di aver fatto il furto della vita, ma è ancora ignaro del suo vero contenuto. Fatto sta che qua si vede il cellophane che è stato proprio aperto. Dei cani che evidentemente si accorgono prima del ladro che c'è qualcosa che non va. Probabilmente stavano annusando il pesce. No, vabbè, ma i cani. No, ma quanta gente c'è? È una sagra là dentro. E finalmente l'unboxing della scatola. Beccato. Apre la scatola, guarda, capisce subito che c'è la fregatura e chiude e abbandona tutto. Da qui si susseguono momenti di panico. Ecco. Il pesce l'ha visto. Il pesce l'ha visto. E Ola l'ha visto. E Ola l'ha visto. Il pesce abboccato. Il pesce abboccato. Ah, l'ha riportato fuori. Buttato. Cassonetto. In uno di questi cassonetti qua, secondo me. Probabilmente faranno uscire me per andarlo a prendere nel cassonetto. Esattamente. Mezz'ora dal rapimento e questi hanno già fatto tutto, portato a casa, svaligiato e ributtato nel cassonetto. Assurdo. E adesso sono di nuovo in strada a rubare, probabilmente. Direzione cassonetto. Di base è passato poco tempo, io non andrei così tanto vicino, perché erano in tanti. Però siamo in van, ci affianchiamo come se fosse così al cassonetto e proviamo il recupero. Ok, allora lo zaino e il pesce è esattamente qua a sinistra, però non so come ci si arriva. No, è che io vorrei viverci qui poi una volta che voi andate via, capito? Non qua. Zaino, trappola e pesce. Abbiamo la polizia davanti. La via è questa qua. Madonna, brutta brutta, eh. Cioè questa è la centrale della polizia, Mossos de Squadra. E noi eravamo letteralmente a 20 metri da qua, qua davanti, in quelle cose là. Ok, la prossima sulla destra. Allora, è in una via bella losca, ma tanto losca. Però siamo nel van. No. Prossimi. Che ironia, tutto è iniziato 3 anni fa cercando il mio zaino rubato proprio nei cassonetti ed è finita 3 anni dopo nello stesso identico modo. No? Comunque c'è da farsela addosso, eh.
Lo facciamo anche questi? Erano lì, mi stavano aspettando. Sì, esci. Cioè, ci sono io, Se vengono avanti, esco io. Vai. Ecco però che mentre frugano i cassonetti, il gruppo dei quattro tizi che sembravano lì tranquilli si avvicina verso di me quasi per accerchiarmi. No, via, via, andiamo via. Palpitazioni? C'erano i ragazzi, c'erano i quattro tizi là. Hai, l'hai chiuso il furgone? Sì. No, qui ci vogliamo far male, eh. No, andiamocene. Vediamo se ci seguono. Sono loro. Fortunatamente il piano di andare vicino col van e in caso scappare ha funzionato alla perfezione. Io l'ho viste, erano palese loro, però ho detto riesco a prendere. Apro, poi l'erta che mi ha detto che era di là, tutto funzionava perfetto, ce l'avevo... Cioè, era sotto qualcosa, però... Purtroppo lo zaino c'era, ma era tanto sotto e quindi non ho fatto in tempo a prenderlo. Ce la stavamo facendo, ma era sotto tanto. Io ho tirato su tre casse così. Mi sono visto tutta la vita passarmi davanti. Sì, gli hai messo Ola dentro il pesce morto. Il pesce morto, Ola, figurati. Cioè, lo sa tutto il vicinato. Come torni là, ti prendono per l'orecchio e ti buttano nel cassonetto anche a te. Possiamo dire che la missione è stata compiuta, nel senso che... Li abbiamo fregati. I ladri hanno subito lo scherzo. Il problema è che se la sono un po' presa per lo scherzo. Che poi io avevo anche previsto un lieto fine. Infatti le sorprese per il ladro non erano finite. Perché sì, ho fatto questa cosa per vendicarmi, per gioco, anche un po' per esperimento sociale, per vedere e raccontare le dinamiche di come funziona un furto. Ma so benissimo di essere una persona privilegiata che può permettersi di fare questi giochini qua. A differenza invece di chi magari per neanche il suo volere è costretto nel bene e nel male a rubare cose per strada per sopravvivere, per mangiare. E quindi ho voluto scrivere una lettera al mio ladro. Querido ladrón, esto fue una broma para vengarme porque el año pasado me robaron la mochila a chi mismo. Te equivocaste, pero tendrás tu razones. Seguramente la vida te ha sido difícil, pero no pierdas la esperanza y te deseo un futuro mejor. Il tutto simbolicamente farcito da una ricompensa e appoggiata nella scatola sotto il celofan, in modo che quando avrebbe aperto il celofan della scatola la lettera sarebbe saltata fuori. Ora, mi sono interrogato più volte su come concludere questo diamine di video. La realtà dei fatti è che anche se effettivamente il celofan l'ha aperto e quindi la lettera è andata in giro da qualche parte, non so se l'ha aperta e non so se il giorno dopo è tornato in strada a trovare qualche altro turista da fregare o se dopo essere stato fregato a sua volta magari la prossima volta ci pensa due volte. Quindi tutto molto bello, morale sì, morale no, lettera sì, lettera no, ma lo zaino... Che fine ha fatto? Allora, dopo aver rischiato di prenderle, ci siamo detti andiamo a farci un giro. Aspettiamo che passi il camioncino della spazzatura. Quando vediamo che è in movimento, andiamo all'inseguimento del camioncino della spazzatura, gli facciamo toc toc e recuperiamo tutto. Dopo due ore vediamo che si muove tutto, iniziamo l'inseguimento, ma non avevo calcolato che i camioncini della spazzatura fanno... questo con la spazzatura. E quindi i nostri sogni sono letteralmente finiti, schiacciati.